Na na na, it's on my mind. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Da una Milano super incasinata con gli alberi che cadono. Cioè, ma fatemi capire sta roba, no? Cioè, il nostro caro sindaco, il più amato d'Italia, vorrei sottolineare il più amato d'Italia, che ha tolto i giardinieri la possibilità di curare gli alberi. Cioè, ma lei ogni volta che piove deve cadere un albero? Minimo? Cioè, dobbiamo rischiare di morire ogni volta che piove? Quando è che rimettiamo i giardinieri a curare gli alberi? Non è che possiamo ogni volta che piove rischiare di morire, di sfasciarci la macchina e quant'altro. Cosa facciamo? Andiamo avanti così? Perché adesso arriva l'inverno. Di solito piove d'inverno, di solito. Quindi o ricominciamo a curarli gli alberi, e se no, cosa facciamo? Perché poi se muoio sotto un albero, che mi schiaccia un albero, tutte le notti ti vengo a tirare le lenzuola come i fantasmi. Oh, fantasmini. Detto questo, ragazzi, parliamo di cose positive. Cose positive, c'è niente di positivo in realtà. Parliamo del discorso pioli e infortuni, perché ho fatto, cioè mi hanno mandato, non ho fatto una ricerca, mi hanno mandato, voi follower bellissimi, belli che siete, anzi iscrivetevi e seguitemi, mi hanno mandato titoli di giornale passato, del passato, dove praticamente Pioli e il suo staff, che è sempre lo stesso, quindi la responsabilità dello staff è totalmente di Pioli, no? Sapete che io chiedevo, perché è sempre lo stesso, dai tempi di Bologna alla Lazio, all'Inter e sui giornali, in tutte le sue panchine, in tutte le sue volte, c'è un problema infortuni. Quindi sta roba che da noi è qua da 3-4 anni, lui in realtà se la porta dietro da 15 anni. Cioè lui è 15 anni, che si porta avanti questo problema di avere dei preparatori atletici, fisici, scarsi. Scarsi, si può dire sono scarsi, non offendo nessuno dicendo che è scarso, giusto? Sono scarsi, hanno risultati scarsi e fanno male alla gente. Se io fossi un calciatore del Milan, io mi rifiuterei, mi prenderei un preparatore personale. Io dico, senti, mi preparo da solo, mi preparo da solo. Facciamo gli allenamenti tattici, per il resto mi preparo da solo perché questi qua sono dei macellai. Perché su questo la squadra potrebbe fare un ammutinamento. Non su altro, ma su questo, se anche la squadra. Perché il problema, secondo me, è che ormai dopo 10, 12, quindi non so quanti anni è che sono insieme, dopo tutti questi anni, Pioli, secondo me, non ha la forza. Non è in grado di mandarli a casa, sti qua. Nel caso, magari a fine anno, ma neanche. Non ha la forza di mandarli via, perché ormai si sono instaurati dei rapporti troppo forti, no? Tra le persone, quando ci lavori insieme da 10-15 anni, cerchi sempre una motivazione, una scusa per non mandarli a casa. Gente comunque che ha famiglia, per carità di Dio, che ruba i soldi dalle casse del Milan, però gente comunque che avrà delle famiglie, no? Per quello io vi dicevo già ieri e ve lo ribadisco oggi, mi aspetto un intervento della società. Cioè oggi che è martedì 31, com'è possibile che ancora non ho sentito parlare di licenziamento, che ancora non ho sentito parlare di nuovi preparatori? Cioè cosa stiamo aspettando? Fatemi capire. Cosa state aspettando? Calulu, cioè poi. Tra l'altro, quando dico che ormai ci prendono in giro, perché ormai sono anche tutelati dal Milan e dalla comunicazione, eccetera. Calulu, che voi mi siete venuti a raccontare che ha preso una botta, una contusione, e io qua sul mio canale, ma soprattutto il mio amico Brega, subito l'abbiamo detto. Quello non ha preso una botta. Andatevi a vedere il mio video, non mi ricordo se nel post partita o nell'analisi. Subito ve l'ho detto, quella non è una botta. Non si esce dal campo per una botta del genere. Quello c'ha un problema muscolare. E infatti, quasi stagione finita. Adesso rimaniamo con senza Calulu, senza Pellegrino, 2 mesi, mi hanno detto, e senza Kier.
perché anche Kier mi pare che un altro mesetto se lo fa pure lui, no? Quindi è il momento di Giancarlo Simis. Giancarlo Simis, la 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 la. Speriamo bene. Però quello che voglio dire io è che ormai ci nascondono gli infortuni. E non mi venire a dire no, è una distorsione per Pellegrino, ha messo male il piede, frattura composta del calcare. Cioè, no, quello per precauzione, non si è fatto, ma per precauzione non è un infortunio, eh? Non chiamatelo infortunio, per precauzione poi sta fuori 10-15 giorni. No, ma Loftus Cheek è un po' faticato perché un mese e mezzo che non gioca. Cioè, ragazzi, qua deve essere la società a intervenire. Se Pioli non è in grado perché c'ha un rapporto di tanti anni, qua la società arriva e dice: senti Stefano, dobbiamo mandare via il tuo staff. E no, non è capace, non è capace, non è capace. Adesso la preparazione di gennaio, che ci sarà la preparazione, non la vogliamo mica far fare a sti macellai. E no, perché sennò poi è inutile che tu spendi milioni per i giocatori, è inutile che tu fai tutti i miracoli del mondo se poi... Oh raga, su 30 giocatori ne abbiamo 12 fuori, 10, 12 fuori. Cioè, è una percentuale del 30, più del 30% rotti. Più del 30% della squadra rotta. Già il 10% sarebbe tanto. Noi siamo a sopra il 30%. Ce ne rendiamo conto o non ce ne rendiamo conto? In più, poi ovviamente, noi ce l'andiamo a prendere con i sani, no? Sento gente che adesso critica Maignan. Oh, ha sbagliato una partita in 3 anni, una punizione in 3 anni, ha sbagliato, perché quello non è colpa di Maignan. Ha sbagliato una punizione in 3 anni. Ah, Maignan mi sta deludendo. Ma cosa mi sta deludendo? Ma non me lo toccate, mi tiro le testate, vi tiro. Finalmente abbiamo un portiere super e c'è gente che lo critica. Oh. No, Teo ha staccato. Ho capito, ha fatto 2 o 3 partite che ha staccato. Cioè, ragazzi, sono esseri umani anche loro, eh. Cioè, che poi Teo che stacca, vale, stacca la testa, vale comunque 10 di tutti gli altri, eh. Quindi mi aspetto l'intervento della società e spero che voi mi seguiate in questo intervento della società, perché ragazzi, perché qua, no, si fa finta di niente, ma quelli possono o perdono mai. Cioè, quelli sono ancora là. Stamattina vanno ancora a Milanello ad ammazzare, ammazzare no, a far male a qualcun altro. Oh, ma basta, eh. Cioè, questi non sono capaci. Non è che lo fanno perché sono cattivi o lo fanno apposta. Non riuscirebbero neanche facendolo apposta. Sono proprio, non sono capaci. Non sono capaci. Pioli, anche lui, se vuole diventare un allenatore che si possa chiamare allenatore, deve cambiare staff. Ma anche per il suo bene. Perché poi la preparazione non è che la fa lui, ovviamente. La fa fare al staff di preparatori, no? E se non sono capaci, cosa facciamo? Iscrivetevi al canale, mettete un bel like, ci sentiamo il pomeriggio. Ciao belli.